terza vittoria consecutiva del Napoli in questo scorcio di campionato, a conferma del periodo di grazia del collettivo di Vinicio. Il gol, seppure su autorete, di Nicolini, non riduce il valore del successo dei partenopei, la cui prestazione, come quella dei calabresi del Catanzaro, del resto, può essere apparsa meno vivace del prevedibile solo per le condizioni del terreno di gioco, reso particolarmente scivoloso da una insistente pioggerella. Le azioni salienti della gara: al 19esimo, punizione battuta da Vinazzani, Filippi subito a caso, poi Tesser di nuovo a Vinazzani, ma la sfera incontra le mani di Mattolini. La prima azione pericolosa degli ospiti giunge alla mezz'ora di gioco: Groppi per Zanini, poi la palla va allo smarcato Orazzi, che spedisce alto sulla traversa. Le maggiori emozioni nel secondo tempo, con l'autorete che giunge per il maggiore impegno del Napoli e propiziata da quel Valente sceso in campo nella ripresa al posto di Caso. Siamo in area calabrese, rinvio di Nicolini intercettato da Filippi, che serve di precisione Valente, il suo tiro carambola sul petto dello stesso Nicolini e per Mattolini non c'è niente da fare. Il Napoli a 15 minuti dalla fine sfiorerà poi il raddoppio. Doppio scambio fra Maio e Vinazzani e la sua conclusione viene deviata in angolo. Il resto della partita non riserverà più alcuna sorpresa.